Allora, alla mia sinistra c'è Gianfranca Tesauro, poi Luca Puleo e poi Daniele Durante. Vorrei che proprio il tempo di bene, spiegare a quale lista appartengono, anche se direi che è molto chiaro da no, i cartelloni che ci sono alle mie spalle, vorrei dare a loro tutto lo spazio possibile per potersi presentare, anche se immagino che bene o male li conosciate già. E ovviamente vi auguro una buona serata. Prego. Bene, comincio io. Sicuramente mi conoscete, sono Gianfranca Tesauro. Comincio a fare politica attivamente nel 2015. Prima mi sono occupata del mio lavoro. Io sono un ex funzionario di una pubblica amministrazione che si occupa di finanze, ma sono anche una mamma. Quattro figli e mi sono sempre occupata innanzitutto della loro formazione dal punto di vista culturale ma anche sportivo. Quando finalmente i figli crescono, vista la mia passione per la politica, decido di presentarmi, quindi di impegnarmi direttamente, mi candido e per mia fortuna sono subito eletta nel 2015 e come voi ricorderete ho fatto l'assessore al bilancio. Ho fatto l'assessore al bilancio in questa città, abbiamo lavorato duramente perché comunque le casse dello Stato non erano così floride e dopo un anno abbiamo risanato questo bilancio e siamo riusciti anche a pagare fornitori che da oltre 10 anni attendevano, il loro compenso, riconosciuto il loro compenso. Perché mi candido? Perché ho deciso di fare politica? Perché appunto in questo comune, secondo me, c'erano tante cose che non andavano bene e di conseguenza, invece di stare sempre soltanto a criticare, così come era successo magari nell'ambito scolastico, quindi la mensa che non funzionava, piuttosto che gli immobili che fatiscenti con problemi strutturali, eccetera. E quindi di riportare all'assessore o al sindaco del momento la criticità, ho detto perché non mettersi in prima persona e cercare di fare qualcosa personalmente per questo paese. E quindi mi sono candidata. Ho sempre portato avanti una politica, io la definisco la politica del fare, dell'ascolto, nel senso che mi sono sempre confrontata con i cittadini. Ho sempre ricevuto tutti, perché secondo me un buon amministratore, per poter lavorare bene deve sapere tutto quello che accade intorno a sé e deve quindi ascoltare il cittadino. Ti chiedo di concludere, scusa, ti Sì, chiedo di scusami. concludere. E quindi il mio modo di far politica è questa, attiva tra la gente. Grazie. Grazie, grazie Io, diciamo così scada. Buonasera, grazie di essere intervenuti. Se non lo accendevo. Buonasera, grazie di essere intervenuti. Luca Puleo, 45 anni, abito qui a Cologno Monzese, faccio libero professionista. Mi occupo di gestione e analisi del rischio e gestione delle crisi e delle emergenze, che è il Risk Crisis and Emergency Management. Lo faccio come consulente, come docente per aziende private, istituzioni pubbliche, amministrazioni locali. Ho un pacchettino di lezioni in un master universitario in Security and Safety Management alla Cattolica di Milano. E poi mi occupo di gestione dei progetti, che è il project management, in particolare per gli enti del terzo settore, che sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, perché un po' di esperienza in questo campo negli anni passati l'ho avuta, tanti anni da presidente di un'associazione che qui sul territorio si occupa di soccorso sanitario e protezione civile, e dal 2018 al 2022, novembre 2022, presidente di ANPAS Lombardia, che è l'associazione nazionale delle pubbliche assistenze, che insieme a Croce Rossa e Misericordia e Solidarietà gestisce in Lombardia il 98% dell'urgenza e emergenza, quindi delle ambulanze che quando si chiama il 112, che è il numero unico delle emergenze, escono e vanno a soccorrere la gente. Nella mia precedente vita, io sono nella mia terza vita, nella mia precedente vita mi sono occupato anche di disagio minorile, e come docente, come tutor, e sul territorio ho fondato insieme ad altri amici una bellissima realtà che c'è ancora, è tuttora esistente, e si occupa di prevenzione del disagio minorile e contrasto alla dispersione scolastica. E nella mia prima vita da nerd, che però non rinnego ma mi piace un sacco, mi sono occupato di storia mediorientale contemporanea, in particolare del conflitto arabo-israeliano, su cui ho
ho pubblicato qualche cosina e che adesso non faccio più e non frequento più da studioso ma da appassionato. Non mi sono candidato io, nel senso che mi hanno chiesto di candidarmi, ho accettato molto volentieri, me l'ha chiesto la Letizia Moratti in un incontro del 18 di novembre, quando mi ha contattato per chiedermi una collaborazione nella scrittura del programma lato terzo settore politiche sociali e sociosanitarie. Quindi io ho molto apprezzato il mio coinvolgimento non per il pacchetto di voti che potevo portare, ma per le competenze pregresse sviluppate negli anni precedenti, non solo quando lei era in assessorato, io l'ho conosciuta lì, io da presidente regionale e lei da assessore, ma anche negli anni precedenti, quindi ho accettato con molto piacere. Grazie. Mi chiamo Daniele Durante, ho 43 anni e sono nato e cresciuto a Cologno Monzese. Da oltre 18 anni mi occupo di comunicazione e marketing e sono marketing manager in un'azienda internazionale. Sin da ragazzo ho sempre pensato che ogni cittadino si dovesse occupare di politica. Ma la politica non è solo quella di palazzo, è anche quella di strada. E quella di strada si fa con il volontariato. Anch'io, come Luca, ho fatto 15 anni come soccorritore in ambulanza, poi mi sono occupato della protezione animale in un canile e oggi collaboro con un'associazione sul territorio per far fare dopo scuola dei bambini stranieri che hanno evidentemente problemi nel seguire il dopo scuola. Credo che far politica sia questo, cioè occuparsi della propria comunità e anche portare avanti delle cause sociali. Io faccio parte della comunità LGBT e quindi mi sono sempre impegnato affinché i diritti della comunità LGBT fossero riconosciuti, perché le vessazioni, i problemi sono tanti oggi. E poi sono, come dire, un fervente antifascista e quindi per me è un onore far parte del direttivo dell'ANPI di Cologno Monzese. Ho iniziato il mio percorso politico da palazzo, diciamo, nel 2010, quando mi sono candidato in una lista civica. Proprio lì però ho capito che per fare quel passo ci voleva una lunga gavetta di strada e quindi ho cominciato a collaborare con tanti comitati cittadini, movimenti, liste civiche, poi sono arrivato in Alleanza Verdi e Sinistra, sempre però parlando con la gente, sempre occupandomi dei problemi della gente, anche quando erano problemi un po' distanti dai miei, però facevano parte della comunità in cui vivevo, o Cologno Monzese o Milano. Dopo 12 anni Alleanza Verdi Sinistra a dicembre mi ha proposto di entrare nella lista per le regionali e lì ho capito che dopo 12 anni di gavetta era arrivato il momento di portare la strada nel palazzo e spero di essere un buon interprete per fare questo. Grazie mille. Ottimo, allora ho aspettato adesso per fare l'estrazione così tutti vediamo, risparmiando l'origine di questo barattolo. Allora, sto andando assolutamente a caso. Allora, la primissima sarà Gianfranca Tesauro, in seguito, ok, Daniele Durante, e quindi immagino che, cioè, se i conti tornano, l'ultimo sarà pure io per questa primissima domanda. Allora, direi di iniziare, possiamo fare, ok, ho realizzato queste slide con veramente pochissimi dati, giusto perché magari possono essere di riferimento o magari anche come spunto per i candidati, se gli interessano, ma insomma, il grande tema che vorrei affrontare in questa prima domanda è qualcosa che ovviamente ha sempre riguardato tutti, negli ultimi anni ancora di più, soprattutto la regione Lombardia, ed è il tema della sanità. La Lombardia è, fiore all'occhiello, un'eccellenza nel campo della medicina, non solo qui in Italia, è riconosciuta anche in Europa. Ebbene, spesso però purtroppo è parso che questa eccellenza abbia mostrato delle zone un po' grigie. Per fare degli esempi, che alcuni dati vedete anche lì, appunto liste d'attesa con tempi davvero prolungati, ma ancora, ed è un problema che coinvolge tanti comuni, anche qui in Martesana, e anche di questo abbiamo avuto modo di parlare noi come testata giornalistica, il problema dei medici di base, Dietro alle mie spalle dovrebbe esserci una stima dei medici che andranno in pensione nei prossimi 4 anni, quindi può essere preoccupante. Ma non solo, perché in questa campagna, ad esempio, si è parlato anche del famoso psicologo di base. Quindi, riducendo all'osso la mia domanda, l'idea è:
No, sono appena state introdotte le case di comunità. Queste case di comunità possono essere una soluzione così come sono? Devono essere modificate? Come la pensate? Se avete, no, se vi sembrano una buona opzione, se avete intenzione di proporre un cambiamento in questo senso. Ok, faccio partire il timer e quindi prego. Sì, allora, il problema della sanità naturalmente esisteva già prima, ma si è acutizzato con l'avvento del Covid. E noi a Colonia abbiamo vissuto, ancora prima del Covid, del problema dei medici che andavano in pensione. Io ho chiamato il responsabile di ATS proprio per far presente che molte zone alcune zone di Cologno, quelle dove c'erano più persone fragili, cioè anziane, sarebbero rimaste senza medico di base. Mi fu garantito all'epoca che ci sarebbero stati dei concorsi che avrebbero sicuramente reintegrato questi medici. Non fu così perché il concorso poi slittò, eccetera. Ma quando fu fatto il concorso, i medici che avevano vinto non accettarono di venire a Cologno, quindi il problema dei medici presenti sul territorio è rimasto e sussiste ancora oggi. E sicuramente per questo dovremmo mettere mano, pensando magari a togliere i famosi test di ingresso a medicina o comunque rivedendo un po' tutta la situazione delle assunzioni dei medici e delle loro specializzazioni, perché sicuramente così non possiamo andare avanti. Le case di comunità, allora, nascono con un intento molto positivo. Purtroppo queste case molto spesso sono vuote perché non ci sono gli specialisti all'interno, ma anche laddove funzionano, questo lo riporto per esperienza diretta che mi è stata data da una mia conoscente, succede che magari, ecco, il cittadino chiama il numero verde, gli viene dato appuntamento presso una casa di comunità dove c'è lo specialista disponibile, lo specialista effettua la visita, e magari però questa visita non è sufficiente, c'è bisogno di un ricovero. Il paziente si reca quindi nella struttura ospedaliera dove poter fare questo intervento e gli viene detto: no, mi dispiace, deve fare una visita con il nostro specialista e poi, se il nostro specialista riterrà opportuno fare il ricovero, sarà ricoverato. Prova a prendere l'appuntamento, naturalmente la lista d'attesa è lunghissima. Questo vuol dire che allora le case di comunità non funzionano, uno, perché sono vuote, e due, perché comunque anche quando danno la prestazione poi non trovano comunque un pieno riscontro nell'ospedale vero e proprio. Quindi sicuramente saranno da rivedere le case di comunità, ma soprattutto bisognerà appunto ripensare a rimodularle con delle figure permanenti riconosciute anche dagli enti ospedalieri, di modo che il cittadino non deve essere sballottato da una parte all'altra della Lombardia per poter vedere, per poter fare una visita, insomma. Ok, questo. Basta. Ok, perfetto. Ok, grazie. Diciamo che quando abbiamo cominciato a pensare a questo dibattito, non avrei mai pensato di essere d'accordo con Gianfranca Tesauro. È vero, la sanità in Lombardia da 28 anni non è più un'eccellenza, da 28 anni di governo di centrodestra. Ed è importante ammetterlo, perché la sanità in Lombardia è un'eccellenza per chi ha i soldi, non per chi non li ha. Stava a San Diego. È un grave problema, perché comunque la sanità in Italia è nell'articolo 32, è garantita a tutti i cittadini. Oggi in Lombardia, come ricordato, sono stupito, come ricordava Gianfranca Tesauro, ci sono gravissimi problemi di liste d'attesa. Perché? Perché la Lombardia da 28 anni, da Forbigoni in poi, ha deciso di affidarsi al privato. E il privato si sa non solo delle omnibus, il privato punta al profitto. Quindi ha tutto l'interesse nel avere due liste d'attesa, una pubblica, che è quella che ha trattato con i vari governi regionali di centrodestra, e una privata. Quando finiscono i posti pubblici viene immediatamente proposto il posto privato. Però queste liste non sono trasparenti, queste liste non sono pienamente condivise. E quindi non sappiamo mai il privato quanto spazio ha. E questo sarà uno
il problema delle liste d'attesa è uno dei primi punti del programma della coalizione di Maiorino, perché spesso una visita fatta tardi è una visita che non serve più, perché spesso il cittadino è diventato molto cronico, non può neanche più recarsi là. E questo cosa vuol dire? Aumentare il personale, aumentare anche la qualifica, avere personale più qualificato e anche meglio retribuito, perché oggi in Lombardia abbiamo concorrenza pubblico e privato che si scannano per avere i migliori professionisti. E questo è un altro grave problema, perché io devo ben retribuire i miei infermieri, il mio personale sanitario, per far diventare la sanità pubblica anche più attraente per i veri professionisti, che sono quell'eccellenza che poi decidono di focalizzarsi nel privato e farsi pagare 150, 200, 300 euro una visita. Quando parliamo di case di comunità, le case di comunità nascono dal ministro Speranza nel governo Conte 2 e hanno un principio fondamentale, ovvero creare un punto unico per il paziente. Il paziente si va nella casa di comunità e trova in questa casa una serie di servizi, trova un punto unico dove potrà fissare le sue visite, dove potrà essere indirizzato dal miglior specialista. Oggi è vero, concordo nuovamente con lei, sono case vuote. C'è stata la corsa a cambiare i cartelli e quindi poliambulatori come quello di Cologno sono diventate case di comunità, ma nessuno ha pensato invece di strutturarle, di aumentare il personale, di investire in quella sanità pubblica che tanto fa schifo al governo di centrodestra. Tanto è vero che se oggi pensiamo che più del 60% del budget sanitario lombardo è sulla sanità privata e non pubblica, e nel 78 quando nasce la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale, il privato era complementare, oggi è il protagonista. Qualcosa è andato storto in questi 45 anni, qualcosa è andato fortemente storto. L'articolo 32 della Costituzione è stato completamente tradito. Noi vogliamo dare onore all'articolo 32 e riportare investimenti sulla sanità pubblica, investendo sulle case di comunità, chiedendo ai medici di partecipare alle case di comunità, favorendo anche il fatto che possono assumere in maniera condivisa una figura amministrativa e deburocratizzare il lavoro dei medici. Oggi tanti medici di base che abbiamo incontrato si lamentano dicendo che passano più tempo a dover fare pratiche che vedere pazienti. E questo è un altro grave problema. Noi crediamo fortemente nella casa di comunità e il programma è proprio una serie di interventi tattici e pratici per trasformare queste case vuote in vere e proprie case di comunità. E la cosa divertente è che oggi il presidente Fontana, assieme ai suoi assessori del caso, perché sono venuti un po', andava a inaugurare case di comunità. La Moratti è andata a inaugurare anche un campo vuoto con una pietra, perché ci tenevano tutti a inaugurare qualcosa, senza mai pensare al contenuto. Ecco, noi invece vogliamo solo pensare al contenuto e non ai cartelli. Grazie, prego. Allora, due considerazioni, una considerazione di sistema e una considerazione pratica. La considerazione di sistema è questa: se noi vogliamo pensare alla sanità come a una contrapposizione politica in chi negli anni scorsi ha fatto peggio, direi che non ne caviamo, perché la regione, e sono d'accordo con Daniele, nei 15-16 anni precedenti ha delle grosse responsabilità di disinvestimento in una visione, quindi in un progetto di visione. La sanità, come tanti altri ambiti così importanti, non può avere una visione a raggio corto di quei prossimi 6 mesi, ma deve avere una progettualità di 10-15 anni. E una quindicina di anni fa Regione Lombardia decide di smettere di fare una programmazione che avesse una visione molto più ampia. Ma attenzione, perché quando parliamo di sanità parliamo di Fondo Sanitario Nazionale, e quindi c'è una concorrenza importante in termini di fondi dello Stato centrale, che poi destina una serie di fondi alle regioni, che a loro volta poi hanno l'onere e la competenza di doverle dividere in base a una progettazione, a quella visione di cui dicevamo prima.
e negli ultimi 20 anni tutti i governi che si sono susseguiti hanno disinvestito in termini di sanità per una ragione molto semplice, che c'erano da pagare le pensioni. Perché siccome la coperta è corta e quindi certe cose vanno dette e indipendentemente dal colore politico del governo che si è succeduto a livello nazionale, c'è stata una riduzione di fondi, una riduzione di fondi di sistema. A maggior ragione le regioni dovevano essere maggiormente virtuose e con quella diminuzione di fondi fare una razionalizzazione consapevole sul territorio, cosa che Regione Lombardia da 15 anni a questa parte non ha più fatto, o meglio, non è vero che non ha più fatto, non ha più fatto bene. E quindi andando a creare indubbiamente una situazione che oggi abbiamo, interessa ai medici, è vero, interessa alle liste d'attesa, però non dimentichiamoci che questo non è solo un problema della Lombardia, questo è un problema con varie intensità presente in tutta Italia. Il fatto che manchino i medici e meglio, manchino le specializzazioni e in particolare alcune specializzazioni rispetto ad altre, non è solo un problema lombardo, è un problema del sistema istruttivo universitario nazionale. La Lombardia manca di una visione e quindi c'è bisogno di una visione prospettica, una visione che ridisegni quello che politicamente si vuole fare di qui ai prossimi 15 anni. Si vuole privilegiare la sanità privata o si vuole privilegiare la sanità pubblica oppure continuare con un sistema misto nel quale non ci siano avvantaggiati e non ci siano discriminati. Sto parlando di strutture. E quindi un sistema in cui, come quello attuale, la sanità pubblica non è in grado attualmente di sopperire a tutte le richieste, la concorrenza del privato è assolutamente benevola e ben accetta, a meno che non sia a discapito della sanità pubblica. Questo ci mancherebbe altro, perché ci sono degli standard e dei livelli che necessariamente devono essere mantenuti. Quindi, in primis, visione strategica. Dal mese prossimo non potremo più dire che i soldi non ci sono, perché arrivano 20 miliardi di euro dal PNRR destinati alla sanità e di questi 20 miliardi, 15,63 più 5 per un altro capitolo secondario, 2 miliardi e 8 saranno destinati a Regione Lombardia. Allora, Regione Lombardia può prendersi l'impegno nei prossimi 5 anni, indipendentemente da chi va su, di rimettere mano a un piano strategico per la sanità? Per esempio, primo. Secondo, questo piano strategico lo facciamo fare anche dei professionisti che ne conoscono della materia? Per esempio ricoinvolgendo i medici? Cosa che non sono stati, che sono stati estromessi? E vado chiudendo su questo tema. Quando dobbiamo andare a pensare alle nomine dei dirigenti delle ASST o delle ATS, possiamo fare delle nomine sulla competenza e non sull'appartenenza politica? Ok, grazie mille. Direi che per iniziare è stato un tema in realtà molto caldo, no? E, allora, direi di passare alla prossima domanda. Ovviamente l'ordine andrà scalando, quindi adesso inizierà Durante, seguirà Puleo e terminerà Tesauro. Quindi, un altro tema a cui ho pensato, su cui sarà necessario fare una riflessione da qui a pochissimo, sono i trasporti, ok? Anche qui avete dei dati alle mie spalle. Tanto i pendolari quanto i viaggiatori occasionali si trovano davanti a un sistema di trasporti che, e ve lo dico sulla base di questi dati, mi sento di poterlo definire così, potremmo definire forse un po' obsoleto. Senza contare poi comunque i vari rincari che, per quanto questo sistema resti obsoleto, si rendono necessari. Quindi negli anni sono state avanzate sicuramente diverse proposte, no? Per il tema dei trasporti. Una, a titolo di esempio, è quella del biglietto unico. Quindi la domanda è: pensate che la soluzione per un efficientamento del servizio dei trasporti che riesca a rinnovarsi guardando sempre alla sostenibilità sia una soluzione come quella che ho appena, no, tirato fuori, sempre a titolo di esempio, oppure ci sono altre vie che avete in mente e che, qualora veniste eletti, siete convinti che ha più senso percorrere? Beh, la Lombardia è una delle regioni, secondo me, più belle d'Italia ed è una regione che deve essere completamente connessa.
uno dei primi mezzi di trasporto in Lombardia è Trenord. Trenord è un disastro. Ha bisogno un ammodernamento dei treni, ma ha bisogno anche un ammodernamento dell'organizzazione della struttura, anche qua. Sono sempre stati nominati su base politica, mai su base di competenza. Io ho spedito tanti cuori con un Trenord, mi sarebbe piaciuto tanto fare il marketing. È impossibile, è impossibile poter accedere al marketing di Trenord, perché è fondamentale. Trenord, noi di Cologno non lo prendiamo, ma quanti nostri colleghi sono costretti a prendere il treno tutti i giorni e a dover subire ritardi, cancellazioni. Certo, qualcuno dice che quando c'era lui i treni partivano tutti puntuali, peccato dal binario 21, però noi vorremmo farli partire puntuali oggi. Vorremmo ammodernare quella che è Trenord e soprattutto vorremmo portare un sistema di trasporti sostenibile, ridurre i trasporti su gomma e quando si fanno sono completamente sostenibili e cominciare a collegare tutte le città. Se vogliamo pensare nel nostro piccolo, una delle azioni più importanti è portare ad esempio noi colognesi, disincentivare l'uso della macchina per i colognesi. Certo, per andare a Milano è facile, c'è la metropolitana, ma se vogliamo andare in Brianza, forse, i tempi sono maturi, è arrivato il momento di allungare la metropolitana da Cologno fino a Via Mercante e quindi cominciarci a aprire in un'altra zona. Portare i giovani, a educare già i giovani a muoversi con i mezzi e quindi fornire biglietti gratuiti agli under 25, perché sono una fascia che si muove più facilmente a per studio o per iniziare a lavorare. Il trasporto in Lombardia è fondamentale anche perché noi colleghiamo città e colleghiamo anche poli strategici e poli anche diciamo economici, e quindi è bene anche andare ad ammodernare tutte le strade ed eliminare quelle che non servono, tipo la Pedemontana, perché ormai è una strada sorpassata che ha superato i bisogni per la quale nasceva. Quindi bisogna evitare il consumo di suolo inutilmente e cominciare a costruire una Lombardia più collegata e più con un sistema che può essere con un biglietto unico. Possono essere tante le idee. Ci penso io, Non sabotato. Possono essere tante. Sì, ho sabotato te. Aspetta, metto in pausa. Era il caldo del... Grazie. Certo, io che ho messo il cartello. Prego. E quindi ritornare a pensare anche a un trasporto sostenibile, quindi a modernare tutta la flotta dei trasporti regionali e incentivare anche quelli cittadini che siano sostenibili e a impatto quasi zero per la vita. Io direi che ho concluso. Grazie. Ok. Ci siamo per il time? Ottimo. Bene, allora io sono d'accordo con molte delle cose che hai detto, quindi non le ripeto, perché sennò è inutile stare a ripeterci. E sono tre gli ambiti principali: trasporto ferroviario, trasporto su gomma, quindi l'interconnettività, interconnessione, e trasporto aereo, che è un altro aspetto che dobbiamo prendere in considerazione. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, un bando, i servizi vanno messi a bando di gara, perché non può essere che Trenord, come dicevi tu, venga unicamente gestito come è stato gestito finora. Il bando di gara non significa necessariamente aprire privati. In Veneto ha vinto Trenitalia, ha vinto le Ferrovie dello Stato. Quindi il bando di gara, la possibilità di creare concorrenza in questo campo, genera, così come avviene in larga parte dei paesi europei in questo settore, genera qualità. Perché costringe a dover dire, non ci siamo solo noi, tanto ce lo danno a noi il servizio, perché siamo noi, ma vuol dire mettersi in gioco. E questo fa aumentare un'altra cosa, fa aumentare un discorso di efficienza, di efficacia, di economicità, di sicurezza. Noi abbiamo una rete ferroviaria che in alcuni suoi tratti non è sicura. E ricordatevi che la sicurezza viene da una parola che è sinecura, senza preoccupazioni, e fa star bene la gente. E quindi se io ho un tratto che non è sicuro, la gente non sta bene, indipendentemente da quello che può succedere. E di problemi sulla rete ferroviaria lombarda noi ne abbiamo avuti, anche tragici, se vi ricorderete, negli ultimi anni.
Basta ricordare la tragedia di Pioltello, per fare un esempio, la stazione di Pioltello. Quindi, bando di gara innanzitutto. Dopodiché, io sono d'accordo su andare a una visione progressiva di incentivi e di aiuti, per esempio per i giovani, per quanto riguarda i biglietti. Dobbiamo sempre però tenere d'occhio l'aspetto economico. Cioè, questa deve essere una soluzione realizzabile da questo punto di vista, perché altrimenti diciamo delle cose che poi non sono realizzabili. Ma sicuramente in quella direzione si può andare, anche perché questo aiuterebbe soprattutto tutti quei giovani che magari fanno i pendolari anche per studiare, che non si possono permettere 600, 700, 800, 900 euro, 1000 euro d'affitto per due buchi a Milano, e devono fare avanti e indietro magari un'ora e mezzo, due ore di strada, ed essere aiutati almeno da questo punto di vista indubbiamente può essere un'agevolazione. Ma la concorrenza può generare anche questo, una concorrenza che genera efficienza e abbassa certi costi, poi può permettere anche di adottare delle politiche di questo genere. La strada, l'interconnessione, non dobbiamo pensare solo alle autostrade, dobbiamo pensare anche alle strade delle valli, dobbiamo pensare anche alle strade del Pavese, a quelle del Mantovano, dove ci sono ancora i buchi, e quelle sono strade da migliorare, decisamente, da raddoppiare. Noi avremo le Olimpiadi nel 2026, provateci ad andare a Bormio, quando viene giù un pochettino di neve, adesso, e le Olimpiadi sono fra 2 anni e mezzo. Aeroporti, abbiamo alcuni tra gli aeroporti più importanti d'Italia, e il riassetto, soprattutto con la vendita di ITA, potrebbe rispostare il baricentro verso Fiumicino. Quindi Regione Lombardia deve impegnarsi per un confronto con il governo per tutelare Malpensa, Linate e Orio al Serio, che sono degli hub molto più vicini al cuore dell'Europa e molto più funzionali e che interessano la nostra regione. Grazie. Allora, trasporti. È vero, ci sono delle carenze anche nei trasporti in Lombardia, ma i trasporti, così come anche la sanità, molto spesso sono legati comunque a un fattore nazionale. E vi porto un esempio. Noi a Cologno abbiamo la tangenziale, e poi vi parlerò anche della metropolitana che collega Cologno con Vimercate. Noi abbiamo la tangenziale e sono anni che si parla di un progetto per insonorizzare questo tratto di strada che si trova praticamente nel centro abitato. Il problema non è a livello lombardo, il problema è a Roma. La pratica è ferma a Roma. Ferma a Roma non da 5 anni, da quando l'abbiamo rispolverata noi, ma era ferma ancora prima. Quindi molto spesso le cose dipendono dal livello nazionale. La stessa cosa succede, ad esempio, per la metropolitana. Metropolitana è una partecipata di Milano e nel 2018, ricordo, io sono andata in città metropolitana ed è stato approvato appunto da tutti i comuni il progetto per l'allungamento, però ancora oggi non sono partiti neanche i lavori, sempre perché per una questione di fondi. Quindi anche noi riteniamo che devono essere migliorati e sistemate tante cose, tra cui però anche il parco macchine, perché non dimentichiamoci che anche Milano, dove comunque abbiamo tutta una serie di collegamenti ottimi, lo posso dire perché io li ho usati per lavoro per tanti anni, però abbiamo dei tram che sono vecchissimi, anche le stesse metropolitane alcune sono molto vecchie, adesso stanno mettendo a posto un po' la linea metropolitana, eccetera. Però questo noi riteniamo che debba essere fatto, cioè debba essere rimodernato, quindi il parco macchine, rimodernate le infrastrutture, eccetera. Noi pensiamo di poterlo fare, visto che comunque adesso al governo c'è il centrodestra e forse è più facile dialogare a questo punto. Cioè la Regione Lombardia potrà sicuramente avere un dialogo più celere, più svelto rispetto al passato, quando invece si trovavano le porte chiuse. Quindi concordo perfettamente sul fatto che debba essere migliorato il trasporto. Ad oggi non è stato possibile, speriamo di poterlo fare domani, proprio in virtù del fatto che siamo al governo. E per completare, un'ultima cosa, il cittadino deve essere libero di scegliere come muoversi e non deve avere degli impedimenti come sta succedendo ultimamente.
Concordo sul fatto che debbano essere agevolati i giovani, ma non soltanto loro, anche le categorie fragili, sugli abbonamenti della metropolitana o di Trenord. E non come sta succedendo adesso, che abbiamo l'area B, abbiamo i parcheggi aumentati a Milano, e poi cosa fa il sindaco Sala? Aumenta anche il prezzo della metropolitana. E allora dove andiamo? Non c'è più un senso logico. È vero, sono misure fatte forse per contrastare l'inquinamento, ma sicuramente l'inquinamento non lo contrastiamo in questa maniera. Quindi se vogliamo effettivamente andare incontro ai giovani e alle categorie fragili, dobbiamo fare un altro tipo di politica, che non è quella attuale. Grazie mille. Ok. Bene, allora direi che possiamo passare all'ultimissima domanda. Evidentemente l'ordine scala un'altra volta, inizierà Puleo, poi la seconda sarà Tesauro e ultimo Durante. Allora, l'ultima domanda, diciamo, un po' più fantasiosa. Vi chiedo di fare uno sforzo immaginativo, cioè di immaginare che le elezioni si concludano nel modo più felice per voi e quindi che veniate eletti. Quindi la mia domanda è: quali saranno i primi provvedimenti che dal giorno 1 deciderete di prendere in tre ambiti? Ambiente, politiche abitative e giovani, scuola, formazione. Ok, prego. Vado? Ok. Posso dire solo una cosa, Gianfranca? Posso, sì, Gianfranca? Dimmi. Negli anni passati però non c'è stato solo un governo di centrosinistra a livello nazionale. Quando per 28 anni c'è stato un governo di centrodestra, a livello nazionale si sono alternati parecchi governi anche a trazione di centrodestra. E quindi quello che tu dici è parzialmente vero, ma il dialogo a livello governativo c'è stato in diverse occasioni anche dello stesso colore, per quello che stavi dicendo. E poi è vero che Sala è un amministratore di centrosinistra, ma non esiste solo l'amministrazione di Milano, ci sono anche tante altre grandi città, quindi della Lombardia. Quindi magari soffermarci solo ed esclusivamente su Milano, insomma, mi sembra un po' da campagna elettorale. Domanda, no, vabbè, però perché è un dibattito, se non è un dibattito, certo, non possiamo rispondere. E poi ho 5 minuti, sfrutto così il mio tempo rispondendo in questo modo anche a Gianfranca. Allora, per quanto riguarda le tre domande, allora parto le sovverto un attimino. Co-housing sociale, quindi politiche abitative in una direzione di una co-housing sociale. Questo è uno degli aspetti che si possono sviluppare e che va incontro alla commistione, all'unione dei giovani e, per esempio, la butto lì visto che ho detto sì fantasioso, degli anziani. Noi abbiamo un problema che è la solitudine e l'emergenza abitativa per gli anziani e abbiamo delle difficoltà per i giovani lavoratori o per gli studenti che magari non stanno a casa propria, devono andare in altre città a lavorare o a studiare e trovano, come lo dicevamo prima, delle condizioni di prezzo e delle soluzioni abitative che sono proibitive. Pensare a un co-housing sociale nella visione, per esempio, nordica, cosa che è già realtà nei paesi scandinavi piuttosto che in Danimarca o in Olanda, dove ci sono delle forme anche molto virtuose di presenza sia della terza età che del mondo dei giovani e attraverso poi delle politiche fatte dalle amministrazioni locali che sappiano gestire questa cosa, riescono in una coesistenza fra generazioni che genera cultura e genera solidarietà. E quindi questo è, visto che mi dicevi di citarne una, questa è una cosa che mi viene in mente e che può essere anche realizzabile nel giro di 3, 4, 5 anni di progettualità, magari partendo dalle grandi città, ma non limitandoci a quelle, ma arrivando anche alle città medie, cioè quelle città di 50, 60, 70 mila abitanti, come per esempio potrebbe essere Cologno. Ambiente. Sull'ambiente abbiamo, secondo me, due ambiti su cui lavorare. Il primo è quello della tutela delle risorse scarse, in primis delle risorse idriche. Quindi Regione Lombardia, in Regione Lombardia, che è tra l'altro una tra le più virtuose, riesce a immagazzinare solo l'11% dell'acqua piovana. Noi abbiamo avuto 2 anni di siccità, ne arriva un terzo in previsione. Questa è, per esempio, una campagna consapevole di ottimizzazione di risorse che già ci sono, che è l'acqua piovana, per esempio, in un futuro in cui l'acqua sarà scarsa anche qui da noi. E poi potenziamento della rete dei veterinari,
dire, cosa c'entra questo con l'ambiente? C'entra, perché noi abbiamo parlato prima della medicina degli esseri umani, ma parliamo anche della medicina degli animali, e non sto parlando dei veterinari degli animali domestici, parlo degli animali, dei veterinari delle decine di milioni di capi dell'alimentazione, che hanno bisogno di essere assolutamente aumentati per una tutela della salute e una tutela dell'ambiente. La terza cosa era sulla scuola e sui giovani, l'introduzione, l'aumento delle ore degli sportelli psicologici nelle scuole e l'inserimento dell'educatore all'interno delle scuole superiori. Quindi gli sportelli psicologici già ci sono in molte scuole, ma ci sono due o tre ore al giorno, alla settimana, e dallo psicologo ci devi andare tu, lo psicologo non entra in classe. E quindi in un momento in cui sono aumentati i bisogni e le difficoltà dei ragazzi, anche post-Covid, i ragazzi si sono mangiati un anno e mezzo della loro crescita, e quindi sono aumentate le fragilità, avere il potenziamento di questo, e qua mi ricollego ai 20 miliardi della sanità e del PNRR in cui questo può rientrare, così come la figura dello psicologo dovrebbe essere inserita nei consultori, oltre che nelle case di comunità, e la figura dell'educatore, una figura che è assolutamente nuova, ma presente in alcuni istituti tecnici privati di Milano e in alcuni istituti professionali, in cui sono queste figure di tutor d'aula che non fanno formazione e istruzione, ma fanno educazione, e sono quel tramite tra i bisogni del ragazzo e le difficoltà del ragazzo stesso. Una sorta di patto fra la scuola, le famiglie e i professionisti, che hanno di mezzo i ragazzi. Grazie. Allora, le chiedo solo proprio questo, lo attacco io. Tu non sei caduti tutti, Esatto, però te lo aspetto, mi sa. Okay. Veramente un minuto cronometrato, perché lui ha preso 30 secondi del suo tempo, quindi... Va bene. Allora, io partirei dalla scuola e dai giovani, perché sono sempre stati al centro della mia attenzione, del mio interesse. Allora, la scuola oggi, giustamente come diceva Luca, ha bisogno all'interno di una figura che è quella dello psicologo. Soprattutto da quando c'è stato il Covid, tanti ragazzi si sono chiusi in se stessi, addirittura non vogliono andare a scuola, o comunque se vanno hanno delle problematiche che non riescono a superare, e quindi la figura di uno psicologo all'interno dell'istituto è sicuramente fondamentale, ma non soltanto per i ragazzi, anche gli insegnanti hanno la necessità di questa figura, e quindi per migliorare proprio sia il metodo di insegnamento ma anche il metodo di apprendimento è fondamentale la figura di uno psicologo all'interno degli istituti scolastici. Poi la didattica non entriamo nel merito, perché comunque è tutta altra materia. L'altra cosa che secondo me dovrebbe entrare nelle scuole proprio dalle elementari è l'attività sportiva, ma non come viene fatta oggi, psicomotricità, quella mezz'oretta, l'intervallo, eccetera. No, proprio attività sportiva così come avviene nel resto del mondo, perché lo sport... e insegna al bambino a relazionarsi, a mettersi in gioco, ad accettare le sconfitte, a saper vincere senza vantarsi, e quindi si potrebbero anche ovviare tutti quei problemi di bullismo, certo non sarebbero cancellati, ma quantomeno tanti sarebbero risolti. Perché lo sport appunto non aiuta soltanto il fisico, ma aiuta la mente del bambino. Sicuramente un bambino che cresce facendo attività sportiva impara ad autogestirsi, ad avere a cuore il benessere del proprio fisico e quindi anche della propria mente. Di conseguenza avremo sicuramente meno problemi di tossicodipendenze o di cattive compagnie, eccetera. Quindi, scuole giovani, direi di fermarmi perché altrimenti sforo. Abitative. Ok. Politiche abitative, io non mi soffermerei soltanto sul problema della carenza della casa, ma anche sul fatto che molto spesso queste case mancano perché vengono occupate abusivamente e non c'è una legge
che tuteli il proprietario o comunque l'assegnatario di quell'appartamento che gli viene sottratto. Noi vediamo tanti alloggi ALER che vengono occupati abusivamente e questi naturalmente vengono tolti a quelle famiglie che magari erano in lista di graduatoria e che di conseguenza restano sprovvisti. Sicuramente c'è una carenza di case perché nel tempo non sono più state costruite e soprattutto quelle che ci sono hanno bisogno di manutenzione e quindi la prima cosa da fare sarà sicuramente rivedere quanti immobili ci sono, eventualmente costruirne altri, ma soprattutto sistemare quelli che abbiamo. Ma per fare questo, ribadisco, secondo me è fondamentale che ci sia una legge che tuteli e che comunque diminuisca questa appropriazione indebita degli alloggi, perché questo sicuramente va a danneggiare chi realmente invece ne ha bisogno. Sostenibilità, vabbè, io come penso subito alle famiglie che magari hanno perso il posto di lavoro o semplicemente agli anziani che hanno una pensione molto, molto bassa e quindi hanno necessità di aiuti e di sostegni. Beh, non bastano le misure che ci sono ad oggi, dobbiamo fare di più, ma dobbiamo sostenerli non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico e di vicinanza, insomma, non farli sentire soli. L'ultimo minuto per parlare di ambiente, che l'ultimo minuto per parlare di ambiente. L'ambiente, allora dobbiamo sicuramente fare studi per le fonti alternative e impegnarci di più, perché non dobbiamo essere legati agli stati esteri per avere la nostra energia, ma e questo perché comunque il fatto di comprare dagli altri l'energia non ci garantisce che comunque il nostro ambiente rimanga pulito. Pensiamo ad esempio al caso delle centrali nucleari che ci circondano e sicuramente non aiuta l'ambiente. Il tema che toccava appunto Luca è quello degli invasi idrici, effettivamente andrebbero ripristinati e potenziati perché secondi. Abbiamo visto che l'agricoltura ne sta subendo tantissimo, ma non soltanto l'agricoltura, perché andando avanti così anche noi avremo bisogno di acqua, okay. Noi uomini. Grazie, scusate ma a causa... No. Ho dovuto attaccare il cartellone, quindi il tempo probabilmente non mi ha seguito. Ok, se ci siamo... Diciamo sì, che sulle politiche abitative è un tema a me molto caro. Io vengo da una casa ALER, sono nato e cresciuto con i miei, poi ho preso casa mia. E diciamo che l'emergenza abitativa in Lombardia è grave e non c'è bisogno di fare i conti. A Milano ci sono 70.000 abitazioni ERP, 15.000 inabitate. I conti già ci sono già. Sono 15.000 case alla mercé della malavita, perché così come il SUNIA e la CGIL hanno denunciato di nuovo nel 2019, le occupazioni diciamo, di persone disperate sono pochissime. Esistono intere e vere e proprie organizzazioni criminali che occupano le case per conto terzi. Nel 2009 è venuta Lady Gabetti, è un nome famoso a Milano, operava a Niguarda, è stata poi condannata in maniera definitiva e occupava per conto dei clan, delle 'ndrine locali, le case per 3.000 euro e poi andava a prendere la pigione, chiamiamola così, dagli abitanti, dagli inquilini che aveva messo lei. Questo perché? Perché ALER si è completamente dimenticata dei suoi appartamenti. ALER è stata assente, ALER ancora oggi non c'è. Le do due dati perché sono dati importanti. Nel 2014 è successo qualcosa sulla provincia di Milano importantissimo, si è divisa la gestione degli alloggi pubblici. Pisapia, con una grande, con una mente illuminata, ha deciso di togliere le abitazioni ERP, gestione ALER, su Milano e creare, tramite una partecipata che è metropolitana milanese, una sezione case. Bene, quella data è importante perché in quel momento ad ALER rimangono circa 3.200 case occupate abusivamente e invece MM ne eredita 1.800. Dopo 8 anni cos'è successo? Dopo 8 anni
MM, quindi gestione di centrosinistra, perché questo va anche detto, ha attuato una politica di sicurezza delle case sistematica e oggi le case occupate sono 600, meno 66%. Ale, che ha continuato a fregarsene delle persone che abitavano nelle case, sono aumentate del 21%. Sono dati che tra l'altro sono usciti proprio pochi giorni fa. Quindi sì, l'occupazione delle case è un grave problema e c'è chi lo sa fare e quindi risolvere il problema, c'è chi no. Mix sociale, basta quartieri ghetto. L'esempio di Via Bolla, che è quello che poi, voglio dire, chi frequenta Milano ha dovuto vedere, è emblematico. La politica negli anni ha relegato in Via Bolla quelle che loro ritenevano la peggio gente, fino a che poi è diventata una bomba sociale e per risolvere il problema hanno dovuto addirittura abbattere tre palazzi, come le vele a Napoli. Quindi la prima cosa che noi proponiamo è un mix sociale. Cominciamo a ragionare come il modello di Vienna. A Vienna il 60% degli abitanti vivono in una casa popolare e c'è un perfetto mix. Quando si fa l'assegnazione vengono mixate persone che hanno redditi diversi, culture diverse, età diverse e si creano veri e propri quartieri vivi. Io chiamo la fotografia, andare in giro per Vienna è uno spettacolo perché si gira per quartieri popolari meravigliosi. Parliamo di sostenibilità. Beh, io sono Alleanza Verdi Sinistra, quindi è uno dei temi per noi, è un cavallo di battaglia. E anche qua, per ricollegarmi al primo punto, andiamo ad ammodernare tutti gli edifici pubblici, comprese le case, che diventano quasi ad impatto zero. Andiamo a mettere su ogni stabile delle energie, delle fonti energetiche alternative. Andiamo a considerare tutto quello che è la salute del cittadino, perché quando parliamo di sostenibilità noi parliamo di salute. Quando noi diciamo che un cittadino deve vivere bene, deve vivere in un ambiente salubre, e noi dobbiamo garantire con tutte le politiche e tutto un programma che è lunghissimo che il cittadino possa vivere in un ambiente salubre, andiamo a controllare lo smog, andiamo a cercare trasporti per abbassare il traffico. Scuole ai giovani, quando parliamo di scuole giovani parliamo del futuro, sembra quasi retorica, però è così. Bisogna andare ad ammodernare tutte le scuole, bisogna andare a fare, ad esempio per i giovani, il consultorio per i giovani, cosa che non esiste, per i giovani 14-24 che insegna a fare anche educazione sessuale. Ok, perfetto, grazie mille. Ottimo. Allora, è finito il momento in cui sono io che faccio le domande e adesso dovrebbe arrivare quello più divertente in cui io mi faccio piccola per quanto mi è possibile e quindi una seconda estrazione che determinerà l'ordine con cui i candidati si rivolgeranno reciprocamente le domande. Allora, quindi, il primo che sarà colui che porrà la domanda sarà Daniele Durante che farà una domanda a Luca Puleo che evidentemente farà una domanda la Gianfranca Tesauro. E lei la farà a me, giusto? Esatto. Allora, il tempo di risposta, perché forse questo non l'ho detto all'inizio, anche se loro lo sanno, è alla domanda, evidentemente, è di 3 minuti. Il timer si farà partire quando risponderà. Ok, perfetto. Come da parte ho preparato la domanda, perché avevamo detto che doveva essere scritta, l'ho scritta. Puleo, come note, come è noto alle cronache, la candidata presidente della Regione Lombardia che tu sostieni, cioè la signora Letizia Moratti, ha dimostrato un'impropria e inopportuna gestione dei soldi pubblici, così come dimostra la sentenza definitiva che l'ha condannata ad esercire il Comune di Milano con 600.000 euro per il caso incarichi d'oro. Durante questa campagna elettorale abbiamo sentito dire alla signora Moratti che la sanità lombarda deve essere riformata. Peccato che questa affermazione arrivi da una persona che non solo ha ricoperto recentemente il ruolo di assessore regionale alla sanità con Fontana, ma negli ultimi 28 anni ha sostenuto tutte le giunte regionali di centrodestra e le loro scellerate decisioni anche in tema di sanità e mi limito alla regione. La domanda è, alla luce di queste due verità e della propensione verso la sanità privata della Moratti, te la sentiresti di guardare negli occhi le persone in platea e confermare loro che la candidata che tu rappresenti sia garante dei diritti di tutti i cittadini lombardi?
Assolutamente sì, e se volete vi guardo uno per uno. Bravo. Ok? Perché, Daniele, grazie della domanda, che è piccantina e mi piace, potevi essere un po' meno acidello, però va bene lo stesso, ci può stare. Io ti rispondo in modo serafico e ti dico questo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che avverrà nel futuro o di quello che è stato nel passato? Premesso che... Posso? Grazie. Premesso che, se parliamo della Moratti, assessore al welfare, vicepresidente di Regione Lombardia negli ultimi 18 mesi precedenti, io ho avuto modo di conoscerla lì e ho avuto modo di conoscere anche Giulio Gallera, che era l'assessore precedente. E in questa sala c'è qualcuno che in Regione ci ha lavorato e questa cosa la può dire, quindi non la devo dire io. Io li ho incontrati entrambi a tavoli tecnici, quando si parlava di andare a soccorrere la gente che moriva per le strade e dover aumentare le ambulanze e dover far partire una campagna vaccinale che in Lombardia non partiva. Ricordiamoci le cose annuali, le cose giornaliere di Gallera in televisione. Io ti dico solo che non c'ero e non conoscevo la Moratti prima, l'ho conosciuta lì e ho conosciuto una donna concreta che si è presa un incarico che non voleva fare nessuno. Perché voi potete anche ridere, ma voglio vedere chi se lo prendeva l'incarico di assessore regionale dopo Gallera, nell'epicentro mondiale della pandemia, fuori dalla Cina. Chi aveva gli attributi per prendersi quella responsabilità? Perché la Moratti è una donna che non deve niente a nessuno e non ha niente da perdere, perché ha già tutto. È vero, e ha già tutto. E questo potrà anche essere un limite agli occhi di qualcuno, ma dal mio punto di vista è una risorsa e l'ha dimostrata con i fatti nella campagna vaccinale, nella gestione dell'emergenza sanitaria extraospedaliera e nel tentativo, chiaramente riuscito solo parzialmente, o se volete vederla voi, non riuscito parzialmente, di porre mano a una riforma sanitaria in Regione Lombardia. Dopodiché cede il posto per contrasti con la presidenza e con le altre forze politiche e non va avanti in questo. Io personalmente, guarda, li guardo in faccia le persone che ci sono qua, perché io per 4 anni ho ricoperto un incarico gratuitamente, 7, 8, 9 ore al giorno, e avevo il compito di andare a soccorrere la gente in tutta Regione Lombardia. E quando mi sono trovato le porte in faccia, prima dell'arrivo della Moratti, in assessorato in Areu, io presidente di un'associazione, di un movimento di 112 associazioni che copriva il 50% dell'urgenza emergenza, io mi sono sentito tutelato dalla Moratti quando è arrivata, non dagli altri. Ok. Grazie, solo una cosa prima di passare alle domande. Volevo solo chiedervi, per favore, non siamo a Sanremo, non c'è bisogno di urlare il proprio dissenso. Capisco che viene fuori spesso, perché ovviamente le posizioni sono molto diversificate, però ci sarà un post per chi vorrà e a meno che loro non decidano di scappare subito ci si potrà alimentare direttamente con loro. Sembra giusto ed educato e non credo neanche ci sia bisogno di dirlo, però mi sembrava necessario. Ok, quindi adesso tocca in realtà a Puleo, che dovrà rivolgere la domanda a Gianfranco Tesoro. Allora, io in realtà che sono molto più buono. Grazie. La mia domanda in realtà è rivolta a tutte e due, ma adesso la rivolgo a te, ma poi potrebbe tranquillamente essere rivolta a Daniele, e che invece a fare una polemica che non ho voglia, io ti direi, nel momento in cui saremo eletti tutte e tre, qualcuno in maggioranza e qualcuno in opposizione, quale sarà il primo atto che ti senti disposta a portare avanti tutti insieme? Ma, allora, sicuramente con te potrebbe essere qualcosa legato alla sanità. Io ho avuto un'ottima impressione, a parte che ti conosco perché sono donatrice Navis, quindi ci conosciamo in quell'ambito, ma ho avuto comunque un ottimo riscontro durante il periodo del Covid. E noi abbiamo lavorato insieme, no? Abbiamo collaborato, come tu ben sai, noi di centrodestra non siamo chiusi alle idee degli altri, tant'è vero che quando c'era l'emergenza per la quale nessuno
sapeva esattamente come comportarsi, quale misure adottare, cosa fosse meglio e cosa fosse peggio. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo interpellato voi associazioni, e tra le associazioni naturalmente c'era anche la tua, l'Avis, e abbiamo accettato tutti i suggerimenti. E quindi ti direi, se dovessi essere eletta, ti chiederei sicuramente di collaborare nell'ambito sanitario e comunque nel soccorso, nell'aiuto alle persone. Questo sicuramente. Con lui non so, però sì, io sono una persona che cerca di lavorare con tutti e di trovare il meglio in tutte le persone. Quindi probabilmente potremmo confrontarci sicuramente sulle politiche abitative, perché ecco, l'idea di integrare le persone che hanno la necessità di un alloggio che non sia di proprietà con altre che invece possono permettersi di comprare la casa e di estrazioni diverse, e non parlo soltanto da un punto di vista economico ma anche magari culturale, la cosa mi piace perché comunque l'ho vista già in un'altra realtà nel Veneto, a Padova, e quindi potremmo collaborare sulle politiche abitative, sicuramente. Grazie. Posso finire così? Così abbiamo recuperato tempo? Sì, sì, no. Poi in privato. E adesso tocca a te rivolgere la tua domanda. Allora, io sinceramente non mi sono preparata una domanda scritta perché non è per farmi pubblicità, ma purtroppo sono stata presa e non ho avuto proprio il tempo materiale di scriverlo, perché purtroppo in questi giorni sto facendo un po' la pallina da ping pong, perché il mio collega di abbinata mi riserva una serie di eventi che non mi lasciano spazio. Però volevo fare una domanda. Prima parlavi appunto di per quanto riguardava i trasporti, di creare insomma una sorta di biglietto, comunque un qualche cosa per i giovani pendolari, per far sì che utilizzino di più i mezzi pubblici, ma anche il treno, no? Quindi le strutture. Considerato, vabbè, lasciamo perdere il bilancio di Milano, ma considerato che comunque i fondi che arrivano a Regione Lombardia, come pensi di poter conciliare la questione appunto esenzione o comunque bonus per i giovani con tutto il resto della situazione, quindi ammodernamento del parco macchine piuttosto che infrastrutture eccetera, da un punto di vista economico? Beh, allora, la gestione dei soldi è una gestione politica, basta decidere dove allocare i soldi, basta decidere anche di come intervenire sugli sprechi, tagliare le spese inutili o tagliare le spese che eccedono. Questo già crea un buon tesoretto, e non è poco. Arriveranno dei soldi dal PNRR, che detto da me, prima già questa parola, no? Che aiuteranno la Lombardia, come diceva appunto Luca, arriverà una buona quota, andranno gestite bene. Per questo è importante avere un assessorato che si occupa solo di questo, perché quello che sta accadendo è che questi soldi spesso non vengono spesi. Quindi quando tu hai un buon amministratore che è pronto a spendere i soldi bene, salteranno fuori i soldi per fare questi che per noi non sono delle regalie, sono degli investimenti, perché sono investimenti verso le persone, e questi investimenti porteranno sicuramente del profitto. Quindi è così che si crea un tesoretto per poter finanziare il trasporto pubblico, finanziare un trasporto anche pubblico sicuro. Oggi le aggressioni sui treni o nei mezzi sono molto alte, e quindi quelli per noi non sono spese ma sono investimenti, e quindi è così. Ok, grazie mille. Ho trovato molto interessanti le vostre domande, spero anche chi è qui con noi. Allora direi di lasciare, magari sempre in quest'ordine, quindi iniziando da Daniele, un minuto di appello al voto e poi concluderemo la serata. Credo che tutti noi abbiamo una grandissima opportunità. Il voto di oggi,
appunto di domenica e lunedì è fondamentale per tutti noi per poterci liberare da 28 anni di mala governi regionali di centrodestra. Mai come adesso noi lombardi abbiamo la possibilità di fare una rivoluzione in questa regione e riportare un buon governo in regione e riappropriarci di quella che è una regione di eccellenza. I problemi li abbiamo sotto occhio tutti i giorni. Quindi credo che l'opzione Pier Francesco Maiorino sia l'opzione migliore, sia l'opzione scontata per poter riportare la Lombardia ai fasti di un tempo. E ovviamente credo che il partito in cui io milito, che è Alleanza Verdi Sinistra, che interpreta perfettamente la giustizia sociale ed ecologica, sia perfetta. E poi chiedo di essere interprete anch'io in regione di questi due grandissimi valori. Perfetto, grazie. Ok, prego. Innanzitutto andiamo a votare tutti e cerchiamo di convincere più gente possibile ad andare a votare. Ricordiamoci che è un esercizio di democrazia e deve essere il più possibile esercitato, indipendentemente da poi quelle che saranno le intenzioni di voto, ma portiamo il più gente possibile perché è quello che ci differenzia da tante altre nazioni e tanti altri posti nel resto del mondo. Io mi sono candidato e ho accettato la candidatura nella lista civica Letizia Moratti presidente e quindi spero che sia la candidata a vincere e la coalizione a vincere, perché ritengo che sia il programma più concreto e non sia un programma basato solo sulla contestazione di ciò che non è stato fatto o sulla glorificazione di ciò che è stato fatto, ma molto concretamente che parte da ciò che di buono c'è e va mantenuto e da ciò che invece non va bene e deve essere cambiato. Io in particolare spero di poter portare la mia conoscenza del mondo del terzo settore, della gestione delle emergenze, che sono i miei ambiti prioritari e dei quali io credo che Regione Lombardia ci sia particolare bisogno. Grazie mille. Okay. Allora, io chiedo di votarmi perché è vero che fino ad oggi Regione Lombardia in questi ultimi anni è stata governata dal centrodestra, però era trazione prevalentemente della Lega. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo una visione completamente diversa da quella della Lega. E non dobbiamo dimenticarci che se fino ad oggi comunque Regione Lombardia è stata sempre ed è continua ad essere una regione d'eccellenza, non a caso è la prima in Italia con il 22% di PIL, noi siamo sicuri che con il cambio che appunto gli italiani ci hanno consentito con il 25 di settembre e che ci porterà ad essere il primo partito di Regione Lombardia, potremo fare sicuramente molte più cose per il sociale, perché noi siamo per il sociale, ma anche migliorare la sanità e i trasporti. E come dicevo prima, la scuola. Ok, grazie. Ottimo. Ecco, sì, vi chiederei magari un applauso per tutti e tre i candidati che comunque sono stati gentili e disponibili. Grazie questa a voi. Settimana e che comunque hanno deciso di mettersi in gioco. Bene, in realtà la serata sarebbe finita, io nel mio mi auguro di essere riuscita a fare quello, no, per cui fuori dal comune si impegna quotidianamente, e cioè di riuscire a dare un'informazione puntuale attraverso, no, i protagonisti che compongono il nostro tessuto sociale, in questo caso politico. Spero che l'abbiate trovata interessante e ringrazio di nuovo i candidati che si sono prestati appunto a rispondere alle mie e alle loro domande e niente, vi auguro una buona serata e vi invito a seguirci sui social, noi siamo fuori dal comune.it. grazie, grazie mille, grazie.